La libertà e la verità sono la parola di Dio. La testimonianza di Aldo Gastaldi, il partigiano Bisagno, avviata la causa di beatificazione per il fondatore della divisione Cichero. Domani al Santuario della Guardia a Genova la giornata di spiritualità per le famiglie liguri, al mattino la catechesi di Monsignor Tanasini, al pomeriggio la messa presieduta dal Cardinale Bagnasco. Le future generazioni sono in procinto di ereditare un mondo molto rovinato. La denuncia di Papa Francesco, che ha chiesto più impegno a lavorare insieme per la tutela del nostro pianeta. A distanza di oltre 50 anni dall'ultima volta, l'Arca della Santissima Trinità e il Crocifisso del Maragliano tornano in processione, concluso il restauro delle due opere custodite nell'oratorio di Lavagna. Al via l'intervento di rifacimento delle palestrine di via Gastaldi a Chiavari. Per la spesa di quasi 340.000 euro verranno riqualificate dal punto di vista energetico e rese indipendenti. Apre lo sportello del Comitato Italiano Paralimpico nella sede INAIL di Chiavari, la pratica sportiva come aiuto per la riabilitazione di chi ha subito un incidente sul lavoro. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, noto con il nome di Bisagno, primo partigiano d'Italia e medaglia d'oro della Resistenza. L'editto arcivescovile porta la data del 31 maggio e invita a far pervenire al Tribunale Ecclesiastico diocesano scritti e testimonianze legate alla vita di Bisagno. Nato a Genova il 17 settembre del 1921, morto nel 1945. Aldo Gastaldi diede vita nel 1943 al primo nucleo di quella che di lì a poco sarebbe diventata la divisione Cichero. La sua testimonianza anche di fede è viva ancora oggi. Io penso che per la nostra diocesi oggi sia prima di tutto un grande momento di gioia e di grazia. Io ricordo nel 2009 le parole di Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Bagnasco, che nel corso di una prolusione ai giovani della diocesi definì la testimonianza cristiana un'esigenza del cuore. Per la mia famiglia portare alla luce la storia di Aldo, la vera storia di Aldo completa, è stato esattamente questo. Io penso che il patrimonio di spiritualità, la sua testimonianza forte, decisa, umile ma sempre irremovibile anche dinanzi a enormi difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, e il suo sguardo sempre rivolto al cielo, sono tesori che non potevamo tenere per noi. Ecco, tanti hanno potuto conoscere la storia di Aldo grazie al documentario Bisagno, lo splendido lavoro di Marco Gandolfo, a cui la mia famiglia ha partecipato direttamente e che l'Università Cattolica ha presentato nel 2015. In un momento storico in cui sembra che l'unico scopo sia quello di trovare un nemico o qualcuno di cui avere paura, che valore ha la testimonianza di Bisagno? Guardi, questa domanda non è facilissima, nel senso che guardi, il messaggio che Aldo oggi ci lascia credo sia semplicissimo, ma al contempo molto forte, come tutti i messaggi che lasciano persone che hanno seguito Gesù sino al dono della loro vita. Io sono convinto che Aldo, in un mondo che propone l'effimero e il passeggero quali alimenti quotidiani e gratuiti a tutti, sono convinto si rivolga ai giovani e non solo, testimoniando per chi e cosa valga la pena vivere, ma anche per chi, con la C maiuscola, vale la pena morire. Aldo ha vissuto un periodo tremendo, dove il mondo era diviso da due ideologie che Giovanni Paolo II nel suo ultimo libro Memoria e Identità definisce le due grandi ideologie del male, nazismo e comunismo. Ci indica un criterio, Aldo, di discernimento assoluto tra bene e male che oggi manca proprio e che ha garantito a lui in prima persona di rimanere libero, e questo unico criterio è la parola di Dio. Io credo Aldo dica a tutti noi che tutte le libertà che non riconducono a Cristo sono pericolose false luci, e questo valeva ieri, vale ovviamente oggi e varrà sempre.
E Telepace trasmetterà questa sera il video Aldo Gastaldi, storia di un giovane partigiano con la testimonianza del nipote di Bisagno, i filmati d'epoca e le letture tratte dall'opera di Elena Bono. La trasmissione inizierà alle 21.55 e alla fine della rubrica Noi Chiesa in onda su Telepace 1, canale 15. E domani a Rovegno, dove si è insediato il monumento in suo onore, si terrà la cerimonia commemorativa in ricordo di Bisagno a cura del Comitato Permanente della Resistenza della provincia di Genova. L'appuntamento alle 10.30, alle 10.45 l'inaugurazione dei lavori di restauro al monumento, alle 11 la Santa Messa celebrata da Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliare della diocesi di Genova. Seguirà il saluto del sindaco di Rovegno e l'orazione commemorativa del sindaco di Genova, Marco Bucci. E le famiglie della Liguria si ritroveranno domani a Genova al santuario di Nostra Signora della Guardia per una giornata di spiritualità a cui parteciperanno tutte e sette le diocesi della regione ecclesiastica Ligure. L'appuntamento alle 10.30 per l'accoglienza, alle 11 Monsignor Alberto Tanasini proporrà una catechesi che offrirà alcuni spunti di approfondimento personale e di coppia. Seguirà l'esposizione dell'Eucaristia ed un tempo di riflessione personale e di dialogo di coppia, quindi la benedizione eucaristica. Dopo il pranzo le diocesi liguri si racconteranno in un momento di condivisione. Il cardinale Angelo Bagnasco presiderà la messa alle 15.30. Le famiglie tutte sono invitate a partecipare. Telepace sarà presente lungo tutto l'arco della giornata. Trasmetteremo in diretta la Santa Messa presieduta dal cardinale alle 15.30. La catechesi di Monsignor Tanasini invece sarà proposta in versione integrale domenica sera alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15. Le future generazioni sono in procinto di ereditare un mondo molto rovinato. I nostri figli e nipoti non dovrebbero dover pagare il costo dell'irresponsabilità della nostra generazione. Sono le parole di Papa Francesco che ha rivolto ai partecipanti all'incontro sul tema la transizione energetica e la tutela della casa comune promosso in Vaticano. Rivolgendosi tra gli altri ai vertici delle compagnie petrolifere mondiali, il pontefice ha chiesto più impegno a lavorare insieme in uno spirito di solidarietà al fine di promuovere passi concreti per la tutela del nostro pianeta. Sentiamo un passaggio del suo discorso. I poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri. Nello stesso tempo, le future generazioni sono in procinto di ereditare un mondo molto rovinato. I nostri figli e nipoti non dovrebbero dover pagare il costo dell'irresponsabilità della nostra generazione. Cari amici, il tempo stringe. Le riflessioni devono andare oltre le mere esplorazioni di che cosa possa essere fatto e concentrarsi su che cosa occorre che venga fatto da oggi in più. È iniziato il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa. La prima tappa che i pellegrini hanno affrontato è stata Nazareth e il primo momento di riflessione è stato dedicato al tema del desiderio. Ai pellegrini è stato chiesto di riflettere su quale sia il desiderio che li anima nel viaggio e nella vita. Un secondo momento è stato poi al Monte Nebo, la cresta montuosa alta circa 800 metri in quella che è attualmente la Giordania occidentale. La vista dalla sua sommità permette di godere del panorama della Terra Santa e a settentrione una più limitata visuale della Valle del Giordano. Il Monte Nebo è un luogo di contemplazione silenziosa. Da qui Mosè poté scorgere la terra promessa, la Terra Santa. In questo caso la riflessione che è stata proposta ai pellegrini è stata sull'ampiezza dello sguardo sulla realtà. Torniamo in diocesi. Dopo oltre 50 anni dall'ultima volta saranno l'arca processionale della Santissima Trinità e il crocifisso, opere dello scultore Anton Maria Maragliano, a guidare la solenne processione per le vie di Lavagna in occasione della festa della Trinità. Le due opere sono state oggetto di un accurato e profondo lavoro di restauro. Ieri la benedizione del Vescovo di queste opere al termine della celebrazione eucaristica presieduta nell'oratorio lavagnese. Vediamo. In questi giorni cerchiamo un po' più assiduamente di portare il nostro pensiero a Dio, di elevarci a Lui, di scoprire il grande dono che ci è stato fatto dal Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Guardare ad un'opera d'arte come il crocifisso e l'arca processionale del Maragliano restituiti al loro antico splendore per elevare il pensiero a Dio e al mistero della Trinità, sull'esempio di Sant'Antonio da Padova. E l'invito che Monsignor Tanasini ha rivolto ai fedeli di Lavagna in questi giorni in festa per la fine dei restauri di due delle opere più preziose custodite all'interno dell'oratorio, la cassa processionale della Santissima Trinità e il maestoso crocifisso, entrambe opere realizzate da Anton Maria Maragliano. La conoscenza dell'uomo, ha spiegato il vescovo nell'omelia, non può non passare attraverso la Trinità. La vera conoscenza dell'uomo non è una conoscenza orizzontale, non è la conoscenza semplicemente delle scienze, ma una conoscenza alta che raggiunge davvero il vertice del mistero di Dio. Al termine della celebrazione eucaristica presieduta in oratorio, il vescovo ha benedetto le due opere il cui restauro è stato poi illustrato a cittadini e alle autorità presenti. Una festa, quella della comunità lavagnese, che culminerà domani con la solenne processione, dove dopo oltre 50 anni, dal 1963, la cassa e il crocifisso saranno portati a spalla dai fedeli. Vi sarà anche quattro grandiosi crocifissi, come nella tradizione delle confraternite del nostro oratorio. Quest'anno parteciperà anche il crocifisso nero di Santo Stefano del Ponte, grazie a una deroga del vescovo, del nostro vescovo, perché proprio per sancire anche l'alleanza e la comunione che esiste fra le confraternite del territorio. Un restauro lungo e complesso realizzato grazie alla generosità dei fedeli, dei confratelli e il contributo della Compagnia di San Paolo, e che ha riportato i due manufatti all'antico splendore con materiali e colori originali. L'intervento è stato impegnativo, è stato lungo perché è iniziato l'anno scorso a luglio e si conclude oggi con questa grande festa. Oggi più che altro la presentazione, la festa vera e propria sarà quella di sabato. La cronaca adesso: un quintale di cocaina, 100 kg, sono stati sequestrati nel porto di Genova. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato genovese, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, con l'ausilio di personale dell'Agenzia delle Dogane. Il carico di stupefacente è stato sequestrato nel porto VTE di Voltre, all'interno di un container battente bandiera panamense. La cocaina proveniva dal Sud America. Il container adibito a cella frigo contenente generi alimentari era destinato ad una società con sede nell'Interland milanese. Qui sono stati recuperati altri 2 kg della stessa sostanza. Nei prossimi giorni verranno esaminati tutti gli scali marittimi compiuti dal cargo prima di attraccare al porto di Genova, in particolare le soste nei paesi sudamericani, per individuare il porto di partenza della cocaina. Inoltre, con l'ausilio della squadra mobile di Milano, è sotto la lente d'attenzione l'area. Non si può escludere infatti che la destinazione finale della cocaina fosse proprio la piazza milanese. Andiamo sul sito di Ansa Liguria per una notizia che riguarda l'economia. Il rapporto di Banca Italia: nel 2018 la Liguria ha proseguito la sua crescita economica, seppur moderatamente. Rispetto al 2017 ci sono due segnali positivi: l'aumento dell'occupazione e degli investimenti da parte dell'industria. A fare il punto Marina Avallone, direttore generale di Banca Italia a Genova. L'occupazione ha recuperato il calo del 2017 con una crescita dell'1%, anche se rimane di 4 punti percentuali sotto il livello antecrisi. Cresce soprattutto quella a tempo indeterminato. I consumi delle famiglie sono lievemente aumentati, più 0,8%. Ed è stato consegnato ufficialmente al nucleo cinofilo Vigili del Fuoco di Genova il primo presidio veterinario mobile, allestito grazie alla raccolta fondi iniziata da un tassista genovese, Gianfranco Mazzitelli, a cui hanno aderito i tassisti di Genova subito dopo la tragedia del Ponte Morandi. L'iniziativa benefica è stata poi promossa in tutta Italia. Ha contribuito al raggiungimento della quota di 25.000 euro anche l'associazione Il Cuore di Martina. Il presidio mobile servirà per aiutare i cani che partecipano con risultati straordinari alle operazioni di soccorso in caso di catastrofi, come è stato appunto il crollo del Ponte Morandi. Vediamo proprio le immagini della benedizione del mezzo questa mattina. 1.700.000 euro per interventi di manutenzione di corsi d'acqua minori contro il rischio idrogeologico sugli alvei di tutto il territorio ligure sono stati stanziati dalla Giunta regionale. Le risorse saranno trasferite a tutti i 234 comuni liguri sulla base delle necessità evidenziate dai territori. 518.000 euro sono stati destinati per le amministrazioni della città della metropolitana di Genova. Più di 16.000 euro arriveranno a Rapallo, 15.000 a Chiavari e Rezzuaglio, 13.000 a Sesto Levante, 10.000 a Borgonascane e Lavagna, cifre comprese tra gli 8 e i 4.000 euro anche agli altri comuni del Tiguglio.
L'ex sindaco di Chiavari, Roberto Levaggi, chiede la rettifica di quanto affermato dal sindaco di Capua ieri al termine dell'incontro con il Comitato Cittadini che si è costituito in via Trieste per contrastare il progetto di realizzazione di una palazzina nell'area Italgas. Non è assolutamente vero che i palazzi sarebbero stati costruiti anche con l'approvazione del PUC di Levaggi. In questo si legge in una nota firmata dall'ex primo cittadino che insieme al suo gruppo ha protocollato una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale. Nell'area ex Italgas erano previsti parcheggi e aree verdi con una volumetria infinitamente inferiore rispetto a quella prospettata. Sono pronto, afferma Levaggi, a provare con documentazione quanto detto per amore di verità e per non subire rappresentazioni distorte della realtà. L'amministrazione, che dice di essere contraria al progetto a parole, secondo noi poteva esserlo a fatti approvando il PUC che scongiurava il pericolo. E sempre per la politica amministrativa hanno preso il via i lavori di sistemazione e manutenzione del centro polisportivo di via Gastaldi a Chiavari. Gli spazi attigui al campo sportivo comunale sono sede di diverse società sportive. Si tratta di un intervento di riqualificazione generale e miglioramento dell'impianto con interventi che prevedono, oltre alla sostituzione totale della copertura di tutti gli infissi, la ridistribuzione degli spazi interni delle singole attività e la realizzazione di una nuova impiantistica. Il costo dell'intervento 140.000 euro. Vediamo. Cosa verrà fatta? Allora, verrà fatto un intervento abbastanza radicale che prevede alcune fasi. Una fase sull'involucro dell'immobile, quindi l'involucro dell'immobile verrà adeguato a secondo la normativa, verrà modificata la tipologia di copertura e verranno inseriti tutti quegli adeguamenti energetici che attualmente ci permettono di poter dire che un immobile viene adeguato da un punto di vista energetico. All'interno verranno invece poi modificati tutta la distribuzione, andando a creare per ogni tipologia di palestra, perché poi le chiamiamo palestrine, ma sono quattro palestre, verranno dotate di un accesso indipendente, di servizi indipendenti e di una impiantistica per riscaldamento e quant'altro indipendente. Si è chiesto un sacrificio alle società sportive, ma ritroveranno spazi rinnovati quando è previsto il loro rientro? Anche questo, i tempi potrebbero, se dovesse andare tutto bene, traguardare la fine dell'anno, l'inizio dell'anno prossimo. Nel frattempo si è individuato anche una serie di soluzioni, diciamo tampone, per raggiungere questo obiettivo, anche nell'interesse ma soprattutto nella soddisfazione delle società che oggi occupano le palestre, in quanto avranno veramente uno spazio funzionale che darà una risposta ai cittadini chiavaresi che anche per gli sport minori ovviamente sono attenti e giustamente ritengono che non siano minori come vengono normalmente chiamati. Nei prossimi giorni prenderà il via Rapallo il servizio di sfalcio e pulizia dei marciapiedi e dei rivi. A darne notizia l'assessore Filippo Lasinio. Questa mattina si è proceduto ad aggiudicare l'appalto. E sono iniziati nella giornata di ieri sulla provinciale 227 i lavori di asfaltatura. L'intervento è portato avanti dalla città metropolitana di Genova e consiste nel ripristino definitivo del manto stradale, dopo i lavori per la posa e la sistemazione dei sottoservizi, la fognatura e il gas. Il tratto interessato è quello che va dalla Cervara verso il tratto di strada ricostruita. Nel corso di questa mattina è stato necessario interrompere la circolazione veicolare per circa mezz'ora per il rifacimento dell'asfalto per l'intera carreggiata. Il resto dell'intervento non comporterà altre chiusure e la viabilità sarà regolata a senso unico alternato dai movieri della ditta che sta operando. Sabato e domenica ci sarà una pausa nei lavori che riprenderanno ad inizio settimana e dovrebbero durare ancora un paio di giorni. I consiglieri di minoranza del gruppo Territorio e Sviluppo a San Colombano Certeno le hanno presentato alcune istanze al sindaco Giovanni Solari. Con una interrogazione i consiglieri Solari, Vaccaro e Aste chiedono informazioni dettagliate sui lavori di allargamento della sezione di deflusso nel tratto terminale del Rio Vignale a San Colombano. Le altre due sono interpellanze distinte per richiedere lo stato dell'iter progettuale per l'installazione di un impianto semaforico a Calvari sulla provinciale 225, al bivio con la strada per Romaggi, e per sollecitare ancora una volta la città metropolitana per il ripristino di un vasto cedimento della carreggiata della provinciale 42 in località Fregari ed evitare un possibile isolamento parziale delle località a monte.
Scatta da lunedì l'orario estivo per gli autobus di ATP. L'azienda in una nota comunica che il servizio non sarà depotenziato come avveniva in passato per i mesi estivi, ma prevederà viceversa un incremento di corse per alcune tratte considerate importanti sotto il profilo turistico. Secondo quanto riferito da Roberto Rolandelli, direttore di servizio, il numero complessivo di chilometri percorsi sarà superiore a quello del 2018. In particolare la linea 82, quella che collega Rapallo con Santa Margherita Ligure e Portofino, sarà rafforzata a partire dal 1 luglio. Sarà potenziata anche la linea 98, Casarza-Santa Margherita Ligure alla domenica, ma la novità più importante saranno create due nuove linee, la 45 e la 45N tra Casarza, Chiavari e Sesto Levante via Riva Trigoso. La partenza sarà da Chiavari, ma la linea collegherà la frazione di Battilana a Casarza con Riva prima di riprendere a Sesto Levante il consueto percorso. In questo modo Casarza Ligure e Riva saranno collegate, cosa che non avveniva in passato. Il servizio prevede 8 corse feriali per la linea 45 e 7 corse feriali per la linea 45N, ma anche 4 corse domenicali e festive con un prolungamento di orario anche notturno. ATP conferma inoltre il servizio chiama bus attivo a Recco, inoltre viene introdotto l'orario cadenzato sulla linea Casarza Riva Trigoso Chiavari, questo significa che gli autobus partiranno ogni ora sempre allo stesso minuto. A partire da lunedì l'orario sarà scaricabile dal sito internet di ATP. E riaprirà domani la spiaggia per tutti, la battigia libera accessibile ai disabili attigua al porto turistico di Chiavari. La gestione è stata affidata anche quest'anno al villaggio del Ragazzo e all'Anfas Tiguglio Est. Sempre domani al pomeriggio a partire dalle 16.30 sul lungo porto Don Giussani il comune organizza famiglie in festa, un momento di divertimento per bambini e per le loro famiglie. Sarà l'occasione per presentare le attività legate al centro famiglia Tiguglio e alla ludoteca comunale La Bacchetta Magica. La giornata è realizzata e organizzata con la collaborazione dei servizi per l'infanzia, enti del terzo settore e associazioni di volontariato. Parteciperanno fra gli altri l'Istituto per il Baliatico, il Centro Aiuto alla Vita di Chiavari, il Forum delle Associazioni Familiari del Tiguglio. Veniamo alla presentazione. È una festa che abbiamo fatto anche gli anni scorsi, ma gli anni scorsi la facevamo in Piazza Mazzini. Quest'anno abbiamo pensato di farla sul lungomare, nel lungomare Giussani, perché contemporaneamente c'è anche l'apertura della spiaggia per tutti. Quindi diciamo che queste due cose possono in qualche modo viaggiare insieme. La festa è per i bambini, nasce dall'iniziativa che abbiamo con le famiglie nell'appartamento per le famiglie che è qua in Piazza Mazzini e vuole quest'anno allargarsi un po' di più. Nel senso che abbiamo lavorato per preparare questa festa non soltanto come comune ma insieme a quelle associazioni che da un anno circa si riuniscono intorno a un tavolo per aiutarci a capire le esigenze attuali della famiglia. Quindi tutte associazioni che in qualche modo sono in contatto e lavorano con le famiglie. Abbiamo invitato tutti, lo spazio c'è, i giochi ci saranno, ci sono dei laboratori per i bambini dove appunto potranno giocare, le associazioni avranno degli stand, dei piccoli stand dove dare eventualmente informazioni ai genitori che ne volessero sapere qualcosa di più e concluderemo la festa con una bella merenda per tutti i bambini. Contemporaneamente, ripeto, c'è anche l'apertura della spiaggia e quindi vedremo in qualche modo se riusciamo a fare qualche cosa di comune. La cosa alla quale io invito tutti è proprio la partecipazione a queste feste dedicate a quei bambini che frequentando le nostre iniziative appartengono a delle famiglie per un motivo o per l'altro un pochino più fragili. Però queste fragilità si superano molto più facilmente se si è insieme ad altri. Poi i bambini sono tutti uguali e quindi se riescono a giocare tutti insieme, sapendo di essere tutti uguali, questo aiuta molto tutte le cose che facciamo.
E quattro studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo, accompagnati dalla professoressa Carmen Vignolo, hanno recentemente partecipato a Futura L'Aquila 2019, fase nazionale del progetto Futura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, organizzata nel capoluogo abruzzese, vincendo in entrambe le categorie in cui erano impegnati. Mattia Della Giacoma ed Agnese Aceto della classe terza ALS, insieme ad Andrea Gatti della classe quarta BLS, sono stati impegnati nell'Hackathon WISE. Ha vinto il gruppo nel quale era presente Andrea Gatti. Carolina Marcenaro, invece della classe terza CET, è stata impegnata nel MODE Regeneration Earth sui rischi e le opportunità delle principali aree del territorio nazionale a rischio sismico. Carolina è stata selezionata tra gli 8 migliori studenti e premiata come Best Moders. Sia Andrea Gatti che Carolina Marcenaro hanno vinto come premio un viaggio in Scandinavia, dove potranno continuare a sviluppare i rispettivi progetti. E nella sede INAIL di Chiavari è stato aperto uno sportello del Comitato Italiano Paralimpico. L'intenzione è quella di promuovere l'attività sportiva come strumento di riabilitazione per chi ha subito un incidente sul lavoro. Il nuovo sportello va ad implementare i servizi assistenziali di natura economica e psicologica offerti già dall'INAIL. Vediamo. Mettere al centro il lavoratore è l'obiettivo degli sportelli INAIL sul territorio. Da oggi la sede di Chiavari ha uno strumento in più per aiutare nella riabilitazione chi ha subito gravi infortuni, anche al di là dell'aspetto di risarcimento economico. E l'Istituto praticamente ha messo al centro della sua attenzione il lavoratore in tutte le varie fasi. Tra queste fasi c'è anche quella di, oltre a quella assicurativa di dare appunto le prestazioni previste dalla legge, c'è tutta una serie di prestazioni che vanno anche dalla riabilitazione e anche al possibile reinserimento. È chiaro che nel momento in cui riusciamo ad avere un'attività congiunta con il CIP, no, che riguardano appunto le persone che hanno gravi handicap, tutto quello che possiamo dare come INAIL lo diamo. Il nuovo sportello del Comitato Italiano Paralimpico sarà aperto il secondo e il quarto giovedì del mese, dalle 10 alle 12. A gestirlo Marco Carbone, atleta paralimpico e presidente dell'associazione Noi Andiamo, che si occupa di promuovere l'integrazione di persone con disabilità. Io sono un assistito INAIL dal 97 e mi occupo di sociale, e perché sono anche il presidente di un'associazione importante sul territorio, quindi e di sport da sempre. Quindi diciamo che probabilmente era la cosa giusta da fare, insomma, interloquire con gli assistiti per poterli stimolare, entusiasmare all'attività sportiva e avviare l'attività sportiva. La cosa più importante per riabilitare una persona che ha avuto un incidente sul lavoro, ma un incidente in generale, sia proprio la pratica dell'attività sportiva. E quindi in qualche maniera dare la possibilità a queste persone, informandole soprattutto sul tipo di attività che esistono sul territorio, è per noi una cosa importantissima. E restiamo a parlare di sport. Si svolgerà sabato e domenica il primo Grand Prix Città di Chiavari Memorial Alissa di badminton. Le gare, alle quali parteciperanno quasi 170 atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero, si disputeranno al Palazzetto dello Sport, un appuntamento organizzato dalla società Tigullio Badminton e dal Genova Badminton. Vediamo come si svolgerà, qual è il programma. Allora, il programma inizia sabato mattina dalle 9 senza soluzione di continuità fino alle 8 con incontri sia nella tensostruttura che nel palazzetto. 168 iscritti provenienti da tutta Italia e dall'estero, un livello altissimo. Da dove provengono i più lontani, quali le loro caratteristiche? Allora, arriva una coppia dall'Olanda, lui italiano, lei olandese, che è stata anche campionessa italiana per naturalizzazione, e quindi siamo assolutamente onorati di averlo. Poi vengono la società del BC Milano, dove c'è il Pala Badminton, che è la sede della nazionale, quindi tutti atleti ad alto livello. Vengono da Brescia, anche lì campione nazionale di juniores, da Bolzano, da Malles, dove il badminton è lo sport, diciamo, nazionale per Bolzano, visto che il calcio è troppo freddo per farlo. Qual è la realtà del badminton, di questo sport, sul nostro territorio? Ma sul nostro territorio abbiamo due società, una a Genova e la nostra società a Chiavari, che abbiamo iniziato praticamente quest'anno, e tutte le scuole comunque hanno praticato badminton grazie agli insegnanti di educazione fisica che hanno fatto dei corsi specifici di preparazione al badminton nelle scuole.
Qual è la particolarità di questo sport? Perché è così affascinante? Quello che ho detto prima, io sono un ex insegnante e quello che cercavo per i miei alunni per far capire cos'è il fair play. Nel badminton il fair play è la regola, nel senso che si gioca senza arbitro e quindi anche ad alti livelli, tranne i nazionali, quindi bisogna essere leali, bisogna essere corretti, bisogna rispettare l'avversario. Nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 15 giugno, festa ne per la riapertura del sentiero tra Chiesa Nuova e Ceresola alle 9.30, ritrovo dalla scuola elementare di Chiesa Nuova. Nell'occasione la presidente dell'associazione Arci Valcanonica, Marianna Lana, partirà dal tratto di sentiero riaperto per raggiungere Roma. Oliveti aperti è l'evento organizzato dagli olivicoltori sestresi dedicato alla valorizzazione dell'olio extravergine di oliva e del turismo legato al territorio. Dalle 10 alle 12 visita guidata al frantoio di Sestri Levante in via Aragona. Chiavari ospita la seconda edizione di Glamour, la sfilata di auto e moto d'epoca. Dalle 10.30 i mezzi saranno sistemati in mostra in piazza Matteotti, alle 11 la sfilata per le vie del centro che sarà replicata nel pomeriggio alle 16. Alle 11 dalla chiesa di San Nicolò di Capodimonte a Camogli si inaugura la mostra fotografica di Mario Malatesta. Gli scatti saranno visitabili da martedì a domenica con orario 9.30, 13, 15, 18 sino al 20 agosto. Alle 12 al santuario di Nozzarego a Santa Margherita Ligure si terrà un incontro per conoscere il delicato habitat delle orchidee spontanee e il progetto per diventare custode di orchidee. L'escursione sul monte di Portofino, lungo la via che conduce al mulino della Gassetta da Nozzarego, sarà un momento di confronto e presentazione del progetto. Le malattie della pelle nella terza età sarà il tema al centro della conferenza che si terrà alle 16 al circolo Acli Fanin di via Vinelli a Chiavari. Interverrà lo specialista in dermatologia Giovanni Desireddo. La festa europea della musica a Santa Margherita Ligure si festeggia con un omaggio alle compositrici femminili. Alle 17 conferenza nello spazio aperto di Via dell'Arco. Pascolare il vento, il volume di Paolo Fiore sarà presentato alle 17.30 all'auditorium piccolo della Società Filarmonica di Chiavari da Paola Pastorelli e Goffredo Ferretto. Oggi dirigi tu è l'iniziativa del Circolo Culturale Fons Gemina per chiudere l'anno di attività. Dalle 17.30 nella piazzetta Giovanni Davigo di Rapallo un'orchestra d'archi eseguirà alcuni brani e ognuno dal pubblico potrà cimentarsi nel ruolo di direttore. L'Istituto Emiliani di Rapallo ospita la festa concerto del piccolo coro per celebrare i 5 anni di musica. L'inizio è alle ore 18. Prosegue il Festival Nazionale della Polifonia del Folklore nell'antico rotario dei Santissimi Prospero e Caterina di Camogli. Alle 18 la liturgia solenne cantata dai cori, seguita alle 20.45 dall'esibizione musicale polifonica. Battute conclusive per il premio Due Facce Umorismo a Sestri Levante. Dalle 18 alle 22 artisti e professionisti in concorso si troveranno in piazza Matteotti per realizzare le loro vignette e caricature. Aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana Rapallo. Alle 18.30 Enrico Amelossi e Alessandra Rotta presenteranno il libro di Benedetto Mortola Sotto un cielo che sa di sale. Nell'Enoteca Bisson di Sestri Levante si svolgerà la presentazione de Il canto degli abissi di Valentina Piazza con la degustazione del vino degli abissi. L'accompagnamento musicale curato da Sara Vergnano, Elisa Calistri ed Alessandra Alba. L'inizio alle 18.30. Musica dal vivo nel bar Vermuteria di Chiavari in via Bontà durante la serata Edo Rossi DJ proporrà musica rock and soul degli anni 60 sino ad oggi. Dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici nell'area Belvedere a Cogorno per la 34esima sagra dei Testaieux. La serata sarà allietata dall'orchestra Roberto Polisano. A Santa Margherita Ligure appuntamento con diario di bordo, memoria all'Angela Bardi, foto di viaggio a cura del fotoclub Avis e Santa Margherita Ligure e ritrovo alle 21.30 nell'area Belvedere Piemonte. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, vediamo i titoli della rubrica Noi Chiesa in onda questa sera su Telepace 1, canale 15. Nella solennità di Pentecoste la Chiesa di Chiavari ha ricevuto il dono di un nuovo sacerdote, Alessandro Cavallo di Rapallo, la cattedrale gremita di tanti amici.
Annunciate le nomine di nuovi parroci per la Fontana Buona. Don Gattorna, parroco a Cicagna ed Zerega, a Don Bizimana le comunità di Aveggio, Certenoli, Romaggi, Coreglia e Canevale, Serra affidata a Don Perazzo. Tutti possono aiutare la cattedrale. Incontro con enti ed istituzioni per sensibilizzare il territorio in vista degli urgenti lavori di consolidamento della struttura. Festa di Sant'Antonio da Padova al santuario di Chiavari. Maestro di fede, Antonio ci insegna che l'uomo cerca la pace e la trova in Dio, ha spiegato il vescovo Monsignor Tanasini. L'arte contemporanea è in dialogo con la storia. Inaugurata la Basilica dei Fieschi, preludio, esposizione delle opere di Ester Pasqualoni. A settembre nuove installazioni sul Monte di Portofino. Unità e solidarietà, dal Vangelo la luce per il mondo del lavoro. La riflessione del vescovo che ha celebrato il precetto pasquale alla ESPA di Moconesi e alla FPT e Tech di Ne. Ed è tutto per questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina a 7.30 con la nostra rassegna stampa, ma continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.